Mettivi sulla cucina di Ratti! Ebbene ragazzi, abbiamo fritto le nostre polpette di pane e zucchine. Guarda che bontà che sono venute. Adesso vediamo internamente come si presentano. Vediamo internamente con le manine. Guardate, sono croccanti esternamente. È molto morbida internamente. Ciao a tutti amici e bentornati come sempre con la vostra Raffi alla grande. Ragazzi, oggi andiamo a fare un ottimo secondo, veramente buonissimo. Sto parlando delle polpette di pane con pesto, veramente straordinarie e buonissime. Allora, iniziamo con 3 uova che andiamo a sbattere. Una volta che abbiamo sbattuto le uova, prima di andare avanti con la ricetta, prendiamo 200 g di pancarré e la andiamo a inserire in acqua, lo facciamo ammorbidire. Adesso inseriamo 70 g di parmigiano. Nel frattempo inseriamo anche leggermente un po' di pepe e un po' di sale. Adesso continuiamo a sbattere il tutto. Adesso inseriamo 180 g di pesto, quello mio è di zucchine, però potete inserire qualsiasi tipo di pesto. Dopo averci dato una mescolatina, inseriamo 35 g di pan grattato. E poi prendiamo il pan carré, lo strizziamo per bene e lo inseriamo in coppa. Giriamo ancora e impastiamo. Ebbene, una volta impastato il tutto, adesso ho preso un vassoio con del pan carré che ho frullato, è diventato così granuloso. Adesso prendiamo dei piccoli impasti e formiamo le polpette e le andiamo a impanare formando la polpettina. Ebbene, abbiamo fatto le nostre polpette di pane e pesto. Adesso in una padella ho inserito un po' di olio extravergine di oliva. Sta arrivando a temperatura e cominciamo a inserire le nostre polpettine. Ebbene ragazzi, abbiamo fritto le nostre polpette di pane e zucchine. Guarda che bontà che sono venute. Adesso vediamo internamente come si presentano e secondo me si presentano abbastanza bene. Vediamo internamente con le manine. Guardate, sono croccanti esternamente. È molto morbida internamente perché ovviamente c'è del pane e del pesto. Detto questo, non mi rimane che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!